Tu lo conosci l'articolo 1 della Costituzione? Buongiorno, oggi parliamo del Canada. Il Canada ha un immenso territorio. Si trova a nord degli Stati Uniti ed è stata una delle più importanti colonie del Commonwealth, della cosiddetta cosa comune che era l'impero britannico. C'era un viceré, organizzazioni famose, giubbe rosse che hanno suscitato la fantasia dei bambini, no? Che somigliavano un po' alla guardia personale che sta a Westminster, no? Questa giacca rossa. Un po' anche l'atteggiamento è compassato, è più colto, è più europeo. Diciamo che è lo stato più europeo che c'è nel continente americano. Ottiene l'indipendenza e cosa fa? Non chiama la Costituzione Costituzione, la chiama Carta dei diritti. È interessante perché è un po', come dire, l'impianto concettuale che abbiamo anche con Malta, che abbiamo con altri paesi prettamente di lingua inglese, la Carta dei diritti, Bill of Rights. Leggo l'articolo. La Carta dei diritti e delle libertà garantisce i diritti e le libertà ivi contenuti, ma soggetti ai limiti ragionevoli determinati dalla legge, come si può giustificare in modo dimostrabile in una società libera e democratica. Sembra un articolo un po' complicato, però non lo è. Il Canada nasce come paese libertario. Anche al suo interno c'ha dei difficili equilibri che somigliano a quelli del Belgio, cioè problemi di identità linguistica, ma ne parlo dopo. Cosa dice? Garantisce la libertà. Non dice la libertà è nel popolo. Sono sottigliezze di lana caprina, ma non lo sono. Garantisce la libertà e i diritti che sono contenuti nel documento, perché per questo si chiama Carta dei diritti. C'è però un limite. E qual è questo limite? Perché tutti i diritti non sono illimitati, ma subiscono delle contrazioni o delle delimitazioni che sono costituite da giustificazioni legislative. Ma come però? Attenzione, devono essere dimostrate. E poi c'è un'altra sottigliezza della sottigliezza, cioè io posso limitare le libertà dei cittadini, ma prima devo dimostrare il perché in maniera documentale, inoppugnabile. Cioè tutto ciò che è opinabile, ancorché giusto, non ha senso. Tutto ciò che deve modificare, allargare, restringere le libertà contenute nella Carta dei diritti dovrà comunque passare successivamente e preventivamente ad un'analisi documentale, cioè di prove che inchiodano. Non che lasciano dubbi interpretativi, che caos. Questa necessità di creare una carta costituzionale o carta dei diritti inequivocabile sulla documentazione è anche una conseguenza del fatto che il Canada ha una particolarità, il bilinguismo, più o meno perfetto, anche se i francesi un po' patiscono questa, è un po' come la situazione dei valloni con i fiamminghi in Belgio, no? C'è il bilinguismo perfetto, ma poi alla fine c'è un problema. Tant'è vero che a un certo punto si cominciò a ipotizzare una scissione di questo paese. Dietro c'erano potenze mondiali che ci lavoravano sopra, ci furono una sequenza di cadute di governo per poi arrivare comunque ad un accordo. Camminiamo, continuiamo a camminare insieme. Questo è anche un paese estremamente libertario. All'interno c'è una legislazione, consideriamola ultramoderna, diciamo avanzata, dove ha messo tutto. Cinque sessi, sette sessi, matrimoni, non matrimoni, eutanasia volontaria, di tutto di più. È quindi sotto questo aspetto un paese estremamente europeo.